Stavo guardando anche i titoli dei pezzi che sono contenuti nell'album, che si apre su un back home, torno a casa. Sì, beh, come è stato il primo singolo dell'album, e appunto parla di un ritorno, però un ritorno che riguarda una storia d'amore un po' complicata, nella quale una delle persone non è all'altezza dell'altra, non è all'altezza di questo sentimento, per coltivare il quale bisogna Impegnarsi. impegnarsi. E quindi parla di un ritorno poi avvenuto fuori tempo massimo e che quindi riceve un'elegante rivincita di risolutezza dall'altra parte. Beh, la seconda traccia è spaiato. La seconda traccia è È spaiato. Spaiato in realtà un'altra la cosa. storia che racconto in Back Home, poi prosegue in altri brani di Back Home, quindi sono due protagonisti che ci accompagnano anche in altre canzoni. E Spaiato invece, che hai nominato, è un altro brano al quale sono legatissimo, forse in assoluto quello al quale sono più legato, perché è un pubblico omaggio a cantautore piemontese Gian Maria Testa, che purtroppo è scomparso Esatto, troppo troppo presto. presto. Ed è quello che credo abbia maggiormente influenzato il mio modo di scrivere. Quindi avevo scritto questa canzone ad album già ultimato, però ho deciso di inserire anche questo brano e siamo andati a registrarlo a Roma con i musicisti proprio di Gian Maria, o comunque Bello. grandissimi amici di Gian Maria, quindi Giancarlo Bianchetti alle chitarre, Ferruccio Spinetti al contrabbasso e Gabriele Mirabassi al clarinetto. Bello, perché così hanno proprio ricreato, hanno saputo Sì, ricreare sì. quel sentimento, quel mood proprio di Gian Maria Testa. Assolutamente. Leggo anche un altro nome che ti è di ispirazione, che è di un altro, diciamo, è sempre cantautorale, però è di un'altra tipologia, Capossela. Eh beh, sì, chiaramente anche Vinicio Lui Capossela è un altro genio. sì, C'è assolutamente una. un genio. Capossela credo che forse sia il più originale di tutti, nel senso che pur nascendo da una certa tradizione cantautorale, quindi Riesce a poi esserci. Capossela ci rivedi qualcosa di De André, ci rivedi qualcosa di De Gregori, ci rivedi qualcosa di tanti grandi, però lui ha riletto il cantautorato in maniera assolutamente originale, quasi, quasi teatrale direi, ma non nel senso del teatro canzone alla Gaber, direi proprio in senso quasi felliniano. Sì, infatti ha questa, è vero, ha questa luce proprio E quindi feliniana, hai sì, è un ragione. altro cantautore che amo moltissimo, proprio anche per la sua originalità. Senti, qualche live l'hai fatto già? L'album è uscito da pochissimo, quindi è ancora presto forse per testare un Sì, ritorno. però sono in previsione dei live, assolutamente. Non è semplicissimo perché è un album, come hai potuto vedere, suonato Intimista. anche abbastanza. Sì, no, dico, a parte quello, e con degli arrangiamenti abbastanza complessi, nel senso che oserei dire quasi orchestrali, quindi metterlo su live non è semplicissimo, però ci stiamo attrezzando. In primavera credo che faremo alcune serate, una probabilmente a Catanzaro, che è una città che amo molto, dove ho lavorato, sono stato benissimo, l'altra è la mia città d'origine, Taranto, e un terzo live è previsto a Bologna. Beh. Parliamo di aprile, poi magari con le date precise potrò essere più specifico, insomma, più in là anche sui canali social. Ti seguiremo quindi, Claudio, molto volentieri. Anzi, non dico al prossimo album perché adesso è appena uscito, si direbbe che appena è stato appena partorito, se fossi stata una donna, però e non ti dico neanche su cosa stai lavorando, perché adesso è il momento in cui tu devi proprio goderti questa prima tua pubblicazione discografica e poi se ne parlerà. Probabilmente avrai già qualche idea messa di qua e di là nei cassetti, Sì, no, sicuramente. io come dicevamo prima, avendo preso un'altra strada, arrivo quasi dopo 30 anni da quando ho cominciato a scrivere canzoni, quindi di canzoni ce ne sono ancora Materiale tantissime. ne hai. Chiaramente vanno messe su altrettanto bene come ho cercato di fare con questo primo album, però quantomeno il materiale grezzo
c'è, insomma, non voglio dire infinito, però forse altri 4-5 album ce li hai. A livello di scrittura ci sono già. Senti, un'ultima domanda, perché Lemo? Lemo è il titolo di una delle canzoni del disco, un'altra canzone alla quale sono molto legato, che è appunto Lemo, le parole in francese, solo che poi la pronuncia richiama un nome proprio abbastanza verosimile, non so se esista o meno, però abbastanza verosimile, e anche con chiaramente sonorità francesi, e quindi richiama anche il mio cognome, se vogliamo, che è Paris. Poi la Francia è un paese che amo moltissimo, e ci sono alcune canzoni del disco un po' meno distante, in particolare, che richiamano proprio atmosfere francesi, e quindi era perfetto per un nome d'arte che comunque ho voluto anche un pochettino per differenziare, certo, diciamo, la strada artistica da quella professionale. Che sia stata proprio una, diciamo, una separazione netta, almeno nel nome, se poi... Infatti c'è un altro pezzo che si intitola Lemo. Sono le parole, esatto, se non sbaglio, le parole. Le parole in francese, ecco. Sì. Bello, quindi ai nostri amici consiglio anche il tuo album, come dice proprio queste parole, le parole, le parole sono importanti, e la musica che le sostiene, come nel tuo album. E chi l'avrebbe mai detto? Infatti il titolo è oltre a essere il nome di una canzone che chiude l'album, è anche proprio un giocare con autoironia sul mio stesso stupore per essere riuscito dopo tanto tempo a realizzare questo disco. Quindi Lemo, e non con il nome professionale. Grazie di essere stato insieme a noi, grazie mille, ti auguro veramente tanto successo, e ci risentiamo, spero, a breve con altre produzioni. Oppure, grazie, quando vorrai essere il nostro ospite, che hai qualcosa da raccontarci, chiami e io ci sono. Molto volentieri. Grazie, grazie davvero. Grazie.